tutti ragazzi belli, come va? Benvenuti e bentornati sul mio canale. Se ancora non mi conoscete, io sono Antonio e oggi lasciamo stare i trucchi cheap, low cost. Passiamo ai trucchi lussuosi, costosi. Oggi mi andrò a truccare con Carlotta, Charlotte Tilbury, un brand super famoso. Lo trovate disponibile da Sephora. E oggi proveremo alcune novità molto carine. Cioè, guardate qua. Cioè, ad esempio questa palette quanto è cute. Abbiamo la Instant Look of Love in a palette, 5 minutes face on the go, quindi sia occhi che viso. Poi abbiamo Lip and Cheek Tint, quindi sia per labbra che per guance. E infine abbiamo dei rossetti Luminous Modern Matte Long Lasting Lipstick. Queste sono delle novità e poi ho anche alcune cosine che avevo ricevuto un po' di tempo fa. Quindi accominciamo. Iniziamo subito. Inizierei proprio da questi qui, Tinted Love Lip and Cheek Tint. Anche se ho già settato, speriamo vadano bene. Ho questi due colorini qui. Oddio, ma che carino questo scovolino! È super carino! Cioè, lo vedete com'è cute questo scovolino? Amore! Comunque, come consistenza sono trasparentini, quindi veramente leggeri. Andiamo a provare questo qui, che si chiama Bohemian Kiss. Lo vado a stendere prima sulla mano e poi magari con un pennello lo vado a mettere. Anche se ho già settato, però è super delicato come colore. Vado proprio così. Raga, sono delicatissimi. Non so se riuscite a vedere. Sì, immagino, penso. Raga, sicuramente li metterò anche senza fondotinta, giusto per dare un po' di colore al viso. Passiamo ora al pezzo forte. La palette viso e occhi. Che bella, raga, cioè proprio lussuosa. Sento il profumo di lusso. Momento ASMR. E questa qui è la palette all'interno. Quindi abbiamo occhi e viso. Non mi ero accorto che c'era anche una ciglia, che quindi ho già avevo settato. Però potremmo provarla, giusto per settare un po' il blush. Sembra opacizzi bene all'istante. È anche abbastanza sottile. Interessante. Passiamo ora al bronzer. Charlotte Tilbury è abbastanza famosa per le polveri viso, quindi vediamo. Raga, subito è abbastanza pigmentata e scuretta. Non so se avete visto come subito ha dato colore. Si è sfumata da sola in 3 secondi. Veramente super sfumabile. Ora capisco perché c'è scritto 5 minutes palette on the go. Perché le polveri si sfumano in 3 secondi. Vado a prendere ora il blush, che è un blush luminosino. Io già l'ho messo, quindi non lo so. Vedo di non esagerare come al solito. Ne metto giusto poco. Ah, il colore è proprio come piace a me. Quel rosso non fake ma naturale. Carlotta, brava, ma che ti dico? Complimenti. E ora passiamo all'illuminante. Sembra un po' scurino. Raga, per i miei gusti l'illuminante è un pochino troppo scuro. Lo vedo un po' giallognolo. Forse in camera non si vede, però è un po' giallognolo, sì. Ho già messo la P. Louise sugli occhi, il primer. Vado a mettere innanzitutto la face powder, questa qui, sull'arcata sopraccigliare. Con lo stesso pennello vado a prendere Eye Smoke, questo qui, che è l'unico opaco della palette. Il pigmento c'è e lo porto verso l'interno. Che poi in realtà potete anche tranquillamente prendere il bronzer, se volete aggiungere un altro po' di colore. Poi con un pennello un pochino più stretto e piccolino intensifico questa zona qua e con il bronzer di prima vado a sfumare ancora di più con un pennello bello largo, così, in modo che la sfumatura viene veramente super delicata e omogenea con il viso. Per cui in mente di fare una cosa, poi con un pennello angolato, piccolino, vado a prendere lo stesso colore che ho usato finora e vado a creare una sorta di eyeliner. Ok,
così e lo porto nella piega e faccio lo stesso anche da quest'altro lato. Questa cosa, mi raccomando, fatela ad occhio aperto, così riuscite a vedere bene la riga come deve venire, perché se lo fate ad occhio chiuso poi quando lo andate ad aprire esce storto. Più o meno una cosa del genere. Passiamo alla parte brillantinosa. Vado a prendere questo qui, il primo, Eye Brighten si chiama, e la metto qui all'interno. Ma un colore shimmer normale, raga, vi devo dire la verità, niente di che. Però boh, mi aspettavo qualcosina in più da questo colore. Poi vado a prendere questo qui centrale, che sembra super super figo, e lo metto più verso l'esterno, centro esterno. Eh sì raga, super figo, coltino ancora meglio. E lo vado a mettere direttamente su tutta la patta, brava. Asfaltiamo quello di prima, che non ci piace tanto. Metto giusto un poco di colore anche sotto, e poi vado a fare la solita codina all'angolo interno. Ok raga, look occhi finito. Che dite raga, la proviamo sta palette? Io direi approvata per tutti, tranne per l'illuminante, che è un pochino troppo scuro per me, e questo qui che è un pochino troppo sciapo. Ma per il resto super approvata. Vado a mettere il Pillow Talk Push Up Lashes Mascara, sempre di Charlotte Tilbury. Già l'ho provato questo qui e non mi ha fatto impazzire. Il pack è veramente super carino, lussosino, come gli altri prodotti. Mi sono sporcato tutto quanto. No dai raga, allora rimangio un po' quello che ho detto. Secondo me è perfetto per fare le foto come le faccio io, perché separa in modo stupendo le ciglia, le allunga, le incurva, però dà poco volume, è gradito un poco più volume. Se ci fosse stato solo un po' più di volume sarebbe stato perfetto. Passiamo ora ai rossettini. Ne abbiamo tre, Mr. Kisses, Nude Romance, Wedding Bells. Si aprono in questo modo e raga, sono pazzeschi. Ma che lusso è questo? Cioè raga, questo è un pezzo d'arte. È pazzesco, è troppo bello come è fatto. No vabbè raga, ci sono le incisioni anche sul rossettino. Mi sento leggermente male. Adoro, sto amando tantissimo. Mi dispiace metterlo, raga, vi giuro. Cioè, raga, pazzeschi. Mi sa che vado con questo qui, un pochino più rosino. È bellissimo, precisissimo, perché la forma quadrata scorre che è un amore. Raga, veramente stupendo. Se potete prendetelo perché è veramente un gioiello. Cioè, è pazzesco, stupendo, è in tutto. Questo è Mr. Kisses. Ti passo le sopracciglia con il fissante, il Brow Fix sempre di Charlotte Tilbury, che già l'avevo fatto prima, ora le ripasso un pochino. E alla fine vado con Legendary Brows, sempre di Charlotte Tilbury, perché così do un po' di dimensione ed è super figo questo prodotto perché ha lo scovolino piccolissimo, cioè minuscolo, quindi perfetto per pettinare per bene peletto per peletto. È colorato, quindi riempie anche, e vado giusto un po' alla fine perché lì ho più buchetti. Raga, questo è il look finito, io sono un sacco soddisfatto, mi è piaciuto tutto, veramente tutto. Ma io la bellezza di questi rossetti, cioè penso siano i miei preferiti delle cose che ho ricevuto. Seguitemi su Instagram perché sicuramente proverò gli altri rossetti, l'altro lip and cheek, insomma vedrete sicuramente tutto su Instagram, tutto il resto lì. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate, se valgono il prezzo, cioè se la qualità secondo voi corrisponde al prezzo, perché queste cose non sono proprio economiche, insomma, anzi per niente. Ad esempio questo rossettino costa 35 euro. Quindi ragazzi belli, se siete arrivati a questo punto del video commentate giù con l'emoji dei soldi. Spero questo video vi sia piaciuto, se sì lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale che è super super importante. Dico un'altra volta super.
Seguitemi anche su Instagram e su TikTok, sicuramente avete letto il mio nome scritto qui sopra per tutto il video. Su TikTok ci divertiamo un sacco, andate a scoprire perché. E su Instagram pubblico contenuti esclusivi che non metto da nessuna parte. Spero di rivedervi nel prossimo video. Un bacio lussuoso. Kiss.